much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go until I blow up. And I can drink until I throw up. And I don't ever, ever want to grow up. I wanna keep it going, keep. Show TV. Amici di Bike Show, benvenuti a questa nuova puntata, puntata speciale. Siamo al Giro di Lombardia, qui siamo già sul traguardo, siamo a Bergamo. Tra poche ore ci sarà l'arrivo dei protagonisti di questa edizione, la numero 117 del Giro di Lombardia. Quindi vedremo chi sono i protagonisti, i vincitori, e vedremo anche le interviste che abbiamo fatto a Como con vari personaggi e campioni anche del passato. Quindi seguiteci, puntata speciale di Bike Show. Amaro. Io amaro bevo. Io lo bevo amaro. Se è un buon caffè bisogna averlo amaro. Gli intenditori dicono così. No, io sento, io amaro. Sai perché dice quello del stile? Perché gli americani sui questa parte qua hanno il barbecue che viene fuori la macchina del piatto. Una volta la figurina. Io capisco che siamo un po' diversi. Fabian Cancellara, allora intanto qua Giro Lombardia, fine stagione, una stagione che è debuttato con un team veramente con una bellissima immagine e poi con vittorie anche. Sì, un bel anno, non è ancora finita, però penso se guardiamo tutto sto anno possiamo essere proprio felici, orgogliosi di quello che abbiamo fatto, perché alla fine è un lavoro di squadra, stiamo facendo questa casa, costruendo, serve la struttura, serve la mentalità e siamo sulla strada buona, però c'è sempre tanto da fare, ma alla fine è normale perché andiamo e poi vogliamo andare lontano, a lungo, e si cresce, penso questo. Quello è la base, crescere con calma, però sappiamo andiamo alla fine alle corse per fare la corsa e non solo essere alla corsa. 2024, adesso stai lavorando già costruendo la squadra per rinforzarla e proprio guardando avanti. Sì, alla fine è sempre il noi, è tutta la struttura, tutta la gente che fa la squadra, è chiaro, siamo già al 24 da tanto tempo, riguardo di tutto quello che c'è da fare, perché l'anno scorso alle ultime cose che abbiamo fatto, le cose di Pippo nel Veneto, eravamo con poco,
con una piccola struttura, un camionettino, un po' di macchine così. Adesso abbiamo bus, camion, macchine, abbiamo di tutto adesso per fare quello che serve, perché poi alla fine su quel livello ti serve avere questo, se no corri solo dietro. Fabian, ciclismo di oggi, tu non è tantissimo che hai smesso, quindi hai visto una generazione, vedi questa, tutti parlano che vanno fortissimo, è cambiato? Sì, vanno forte, però è chiaro, anche il materiale, la digitalizzazione degli allenamenti, di tutto alla fine, la nutrizione, il mangiare, il cibo, tutto ha aiutato molto, per quello vanno di più. Che scappa, uno mi scappa, no, vieni qua. Davide Ballerini, Fabio Aru, allora, qui pronti alla partenza a vedere i vostri compagni, a vedere ex compagni, amici. Era meglio vedere l'arrivo qua, però quest'anno ho deciso di cambiare, sì dai, eravamo qui in zona, abbiamo detto passiamo a fare un saluto. Allora, Davide, intanto come stai? Cosa principale? Ma molto meglio, il ginocchio si sta riprendendo e vediamo, adesso ormai la stagione è archiviata, pensiamo alla prossima. Ecco, la prossima stagione è già ufficiale? In che senso ufficiale? La squadra? Ah sì, è Astana, scusa. No, certo, sì, è ufficiale. Quindi torni già in casa, in famiglia, che hai corso? Sì, mi sono trovato molto bene, è andata la possibilità di fare un buon programma, ho accettato, vediamo, dai, speriamo bene. Dai, ci vediamo in mountain bike. Ovvio che sì. Grazie Davide. Ciao. Vado da Fabio, venite. Bonifazio, venite, ragazzi. Ragazzi, stai dando le tattiche. Tattica? Tattica la sopravvivenza. Siamo da tattica. Parti a tutta. Sì, a tutta e arrivi a tutta. Proprio forte. Dai, stai bene? Tutto bene. Ultima gara dell'anno. Allora, Fabio ti sta dando le tattiche. Sì, qualche consiglio sul percorso e soprattutto sulle salite, ma c'è sempre un problema che mancano le gambe, quindi. Bocca al lupo. Ciao, presto. Ah, Fabio, cosa gli hai detto? No, un saluto. Attacca in discesa. È stato già buono che mi ha riconosciuto. È un po' la barba incolta, eh? Sì. No, a parte gli scherzi, no, come stai? Bene. Come va, diciamo, la seconda vita agonistica? Bene, sono contento. Ogni tanto mi piace venire a vedere qualche gara, non spessissimo perché non riesco sempre, però è sempre un piacere. Poi Como, qua vicino, da Lugano. Quindi sei di casa. Sgambatino. Sì, dai, sei di casa. Allora, con Davide hai detto che ci troviamo con la mountain bike, però con pranzo. Con pranzo, polenta. Tanto è periodo, funghi. Promesso, eh. Va bene. Io preparo le bike però, grazie. Come l'altra volta. Grazie, Fabio. Ciao. Grazie. Giro Lombardia, una gara monumento, com'è la tua condizione? Ma dai, arriviamo con, penso, una buona condizione, ho avuto un po' di sfortuna tra la Vuelta, poi anche il Giro dell'Emilia che ho forato, che ero lì davanti, però dai, a Travagli è andata abbastanza bene, eravamo là, e
niente, arriviamo con un'ottima squadra e spero anch'io di avere insomma le gambe che avevo fino a, insomma, a sabato e niente, e adesso poi vedremo come andrà la gara. Percorso ti piace? Ma sicuramente è un bellissimo percorso, duro e sicuramente farà selezione e niente, speriamo di avere le energie per riuscire a stare con i migliori. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Yeah, of course. I watched every race of my teammates, and yeah, they won 2 out of 4 races, if I'm not wrong. So that's 50% is very good. So I think we have a lot of cards to play, not only myself, and I think that's the strength of our team today, that we can go for multiple guys. On the other hand, there was this, all these rumors about the merger and stuff like that. Did it have an influence, or did it give extra motivation, perhaps to you, perhaps to the other guys? No, my personal. The way I handled it is just don't care too much about it and see what was going to happen and focus on this goal. So yeah, now we will see in the next days how it will actually develop. But of course, I think it didn't disturb my preparation towards this race. So final conclusion, you are ready and you are ready to win? Hopefully, yes. The other guys, I mean, Pogacar is on a high level, Roglic is on a high level. This is actually one of the most interesting races of the season, if you look at it that way. Yeah, of course, and it's the end of the season, so you never know how the legs will be, tired or not. That's why I decided to not do any races after the Vuelta, because I had quite a loaded program towards the Vuelta, and I think I came out of the Vuelta in a very good level. Yeah. Probably I came out better than I started, so yeah, I hope I could keep this shape till this race, and yeah, I hope for some amazing legs today. Giro di Lombardia, il tuo primo giro di Lombardia. Alla fine è bello, dai, non l'avevo mai fatto, quindi quest'oggi cerchiamo un po' di vedere come saranno le sensazioni. Non sarà facile, però dai, vediamo. Per te c'è sempre grande attesa, i tifosi già ti acclamano anche qua la partenza da Como. No, fa molto piacere, bisogna ringraziare, poi l'Italia è sempre l'Italia per me. Grazie. Filippo, allora, una stagione che è partita con un monumento alla grande come la Sanremo, quest'anno hai provato anche gare diverse. Sì, diciamo, quest'anno il finale di stagione è stato un po' diverso da quello che doveva essere a gennaio, quindi ci siamo un po' adeguati alle esigenze. Adesso col programma con Parigi 2024? Ne parliamo a gennaio, dai. Dai, intanto complimenti. Grazie, ciao. Grazie. Davide Fauno, Davide, qua a Lombardia intanto te è una grande condizione e una bellissima vittoria in questi giorni. Sì, dai, grazie mille, ora vediamo, classica importante oggi, sarà fondamentale farci trovare pronti e dare il massimo di sé. Una stagione come, Davide? Dai, è iniziata bene nel deserto, secondo posto in Saudi Arabia, poi
mi sono dedicato un po' alla squadra e ora siamo qua a finire questa grande classica, una corsa monumento, un sogno, e speriamo di dare il meglio di noi. Allora, corri in una squadra con anche grandi capitani, così vorresti un po' più di spazio? Com'è? Ma per me è un onore correre a fianco di certi capitani, di certi corridori che lasceranno sicuramente un segno indelebile in questo, per questo sport. Beh, in bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Ciao Tibo, intanto complimenti, parli italiano un pochino, poco, niente, complimenti per la tua carriera, per il corso, e oggi come va? Come stai? C'est une course spéciale, c'est une journée spéciale pour moi, donc forcément il y a beaucoup d'émotions, mais voilà, ça reste la plus belle course et je vais essayer de faire la plus belle course possible, et il y a beaucoup de souvenirs sur le Tour de Lombardie. Ouais. Tu as dit que j'aimais l'Italie comme pour les courses, mais tu es tifoso anche de Milan? Ouais, c'est sûr que j'aime beaucoup l'Italie, j'ai toujours aimé cette ambiance italienne, que ce soit dans le vélo ou dans le foot, et voilà, je reviendrai après la carrière en Italie pour voir tout ça. Ouais, merci beaucoup. De rien. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.
Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Le nostre t-shirt, le classiche, magliette ricercate in qualità e nella lavorazione, quindi utilizziamo delle stampe ricercate, dei ricami particolari per rendere uniche queste maglie che possono essere portate in mille maniere e in mille occasioni. Quindi siamo pronti per darvi e farvi indossare l'emozione della nostra creatività. I nostri prodotti originali e casual da indossare in piena libertà con la bellezza di questi posti meravigliosi e delle imprese storiche.